Ciao ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Oggi si parla di nerdaggini molto molto gravi, soprattutto per noi un po' più grandicelli. Nintendo Game & Watch. Questa console portatile assolutamente vecchio stile, che però presenta delle ottime rivisitazioni, cioè nel senso, siamo nel 2020, non puoi fare una console portatile come nel 91, cioè sei stronzo se fai questo. E allora, Nintendo si è inventata questa roba, Nintendo Game & Watch, nuova versione, cioè versione 2020. Perché dico nuova versione? Beh, perché quando io ero ragazzino, parliamo degli anni 90-95 così, c'erano un sacco di consoline portatili, ma non solo di Nintendo, cioè un sacco di roba, del Jig Tiger su tutti. Ecco, e si giocava così a batteria, con le batterie che consumavi proprio così a ciclo continuo, per la strada, sul treno, dove volevi. Su queste piccole consoline che in realtà non avevano una gran resa grafica, avevano la stessa resa grafica che può avere un orologio da polso. Era tutto a cristalli liquidi. A inclinare bene lo schermo ti spoileravi pure l'aspetto del boss di fine gioco, perché era già tutto lì. E questo sistema di gioco a cristalli liquidi, che oggi sicuramente nessuno potrebbe tollerare, all'epoca andava molto forte. Io ricordo ancora il Jig Tiger di Golden Axe. Quello è stato l'unico gioco portatile a cristalli liquidi che io abbia mai portato a termine, perché in effetti me l'aveva prestato mio cugino di Pescara, quindi veniva da fuori, questo gioco era esotico, e avevo solo quello. A casa avevo il mio NES e di portatile io avevo soltanto quel Golden Axe maledetto, quindi l'ho finito perché c'avevo soltanto quello. Non so quante ore ci ho passato steso sulla panza sul divano di mia nonna a giocare a Golden Axe. Ecco, all'epoca queste cose funzionavano, nonostante fossero orribili. Ora, se ci ripenso, erano veramente la merda, lo schifo. Ed ecco che, nonostante Nintendo abbia già prodotto diverse consoline portatili monogioco, all'epoca oggi ha pensato bene di rinnovare un po' quest'idea e di portarci questo Nintendo Game & Watch 2020, che, come vuole la tradizione dei nostri giorni, non contiene un solo gioco, ma ne contiene, rullo di tamburi, tre, cioè Super Mario Bros., Super Mario Bros. Lost Levels e poi Ball, edizione Super Mario. Ora, sto Ball non l'ho mai giocato, Super Mario Bros. Lost Levels non l'ho mai giocato, mi sono un po' informato, è praticamente il sequel diretto di Super Mario Bros., che però all'inizio era disponibile solo in Giappone, con il nome, anche piuttosto giusto se vogliamo, di Super Mario Bros. 2. Da noi è arrivato dopo con una raccolta, con una sorta di pack di Super Mario, ma non so neanche dove sia uscito onestamente, quindi io sono sicurissimo di non aver giocato questo Super Mario Bros. Lost Levels, quindi per me sarà un'esperienza nuova. Mentre per quanto riguarda Super Mario Bros., che ve lo dico a fare, la mia prima console è stata un NES, la mia console mia proprio che avevo a casa è stata un NES, e ovviamente il gioco a cui ho giocato per tutto il primo anno è stato Super Mario Bros., accompagnato da quella cacatona, però all'epoca estremamente divertente, di Duck Hunt. Quindi, diciamo che per me è un po' un'operazione nostalgia, è un'operazione curiosità, perché voglio proprio vedere dopo tanti anni se riesco ancora a divertirmi con Super Mario Bros., e anche perché sono curioso di vedere questo Super Mario Bros. 2, apocrifo, Super Mario Bros. Lost Levels, non lo so, chiamatelo come cazzo vi pare. Non mi frega niente di Ball, perché non lo conosco, magari è il gioco più bello del mondo, però voglio dire, non è il gioco che c'è dentro il punto. Il punto è, cavolo, una consolina come quelle di quando ero piccino io, con dentro però la tecnologia di oggi, senza la paura di consumare le pile, perché insomma basta un power bank e con l'USB Type-C ricarichi la batteria interna. Il prezzo non è eccessivo, siamo sui 60 euro. Non è qualcosa di estremamente costoso, infatti io l'ho già preordinato. Non so quante copie ce ne saranno, ma penso che andrà a ruba, quindi se volete prenotare anche voi la vostra copia, magari vi lasciamo il link qua
in descrizione. Credo che non ce ne saranno tantissimi, perché questo è un altro di quei prodotti Nintendo, esattamente come i Nintendo Lego da montare, che fanno il fumo. Cioè, queste sono cose che si vendono come il pane. E mi piace il fatto che Nintendo stia cercando di portare avanti il suo business su diversi fronti. Il fronte nostalgia, ok, per i vecchiacci. Il fronte Switch, che è comunque una realtà interessante. La Switch non ha neanche paura della next gen, per quello che è, per la sua impostazione. Non c'ha paura di niente, non ha paura dell'hardware che cresce a destra e a sinistra. Va avanti con i suoi ottimi giochi Nintendo, con i suoi pessimi porting, però va avanti. Insomma, brava Nintendo. Brava Nintendo, perché sai colpire nel segno. E se sai colpire nel segno un europeo come me, immagino che in Giappone tu stia facendo letteralmente i morti con queste cose. La consolina Game & Watch ha una caratteristica che però non ho ancora ben capito. Cioè, si chiama Game & Watch perché c'è pure l'orologio. Ora, l'orologio in stile Super Mario, le ore e i minuti sono formati da mattoncini e ci sono 35 piccoli, non lo so, easter egg, modifiche di questa visualizzazione dell'orario, magari ci saranno delle piccole animazioni, non lo so. No, in realtà non ho indagato neanche tanto, perché voglio scoprirle da solo queste cose, voglio avere un minimo di sorpresa. Sapete, credo che ultimamente ci sia questa fissa di sapere sempre tutto di tutto, e quando poi finalmente quel qualcosa ce l'hai tra le mani neanche hai voglia di scartarlo perché sai tutto. Voglio tenermi un po' così all'oscuro. So che ci saranno 35 cose che non mi aspetto e per me va bene così, onestamente, va bene così. Ragazzi, fatemi sapere se anche voi avete preordinato questa cacatella. Per me è una questione affettiva, il prezzo non è esagerato, quindi ho deciso di fare questa spesa. Fatemi sapere invece perché voi l'avete preso o perché magari non lo prenderete mai, vaffanculo. Non ve ne frega niente, perché può essere, dipende dalla vostra età, dipende dal vostro attaccamento a Nintendo. Nel mio caso non è un attaccamento a Nintendo, sapete che sono l'ultimo Nintendo fag dell'universo. Però io ho un attaccamento a Super Mario Bros. Perché, come dicevo, è stato il primo gioco che ho potuto giocare senza limiti, senza dover pagare gettoni su gettone su gettone. L'ho giocato a casa mia in tutta tranquillità. Per me Super Mario è stato l'ingresso nel gaming domestico, che prima invece facevo soltanto a casa di altri o in sala giochi. Perciò sono molto legato a Super Mario Bros. A parte il fatto che ha praticamente insegnato al mondo come si fa un videogioco che funziona e che è sempre verde. Però ecco, questo è il mio motivo, fatemi sapere il vostro.